potete iniziare un montaggio sul PC e poi aprire quel progetto anche sull'iPad per continuare il montaggio effettivamente sul tablet. Finalmente riesco a portarvi questo contenuto qui sul canale, perché dopo più di un anno di prove, di test e di utilizzo nella mia quotidianità, oggi vi parlo finalmente di DaVinci Resolve per iPad e di come mi abbia svoltato la vita in viaggio. Blackmagic infatti è stata in grado di mettere all'interno del tablet Apple tutta la potenza del loro software di montaggio e color, ma la cosa più assurda per quanto mi riguarda è che sono riusciti a farlo senza alcuna limitazione, perché l'app per iPad è a tutti gli effetti identica a quella da PC, solo se però avete una tastiera esterna, e dopo capirete il perché. La prima domanda che mi sono fatta quando l'ho scaricato ed ho iniziato a provarlo è stata: ma quest'app alla fine la utilizzerei veramente? E sono sicura che sia ciò che vi state chiedendo anche voi, perché alla fine siamo sempre stati abituati a pensare ai software di montaggio video come un qualcosa di pesante da far girare spesso anche solo su un PC, e pensare di avere un software del genere su un tablet, beh, sembra abbastanza impossibile. Invece la cosa sorprendente è che tutto funziona, e da sempre funzionato alla grande. L'iPad con cui utilizzo DaVinci è un 11 Pro con M1, e con questo processore sono riuscita a lavorare senza alcun problema ad ogni progetto video che ho aperto su DaVinci per iPad. Ora, prima di andare avanti, se il video vi sta piacendo e tornando utile oppure ispirando in qualche modo, beh, iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e lasciate un bel mi piace. È un piccolissimo gesto che però supporta tutto quanto il canale. Fatto? Dai, proseguiamo. L'interfaccia, una volta aperta l'applicazione, è molto minimale rispetto alla versione da PC. Abbiamo la pagina cut e la pagina color, con qualche menu ed icona che ci permettono di fare tutto il minimo indispensabile per montare, colorare ed esportare. Ho possibilità di mettere testi, titoli, transizioni e spoiler, gli stessi che ho sul Mac li ho anche sull'iPad, sia tutti gli effetti di Motion FX che il pack di effetti di cui vi ho parlato in un precedente video, avete tutti quanti i link in descrizione. E poi nella sezione color posso fare tutto quello che posso fare ed inserire con la versione da PC. Ho anche gli OFX tipo l'Aliasing, il Face Refinement, che funzionano perfettamente. Però prima vi ho detto che la versione iPad è uguale a quella da PC solo se avete una tastiera esterna. Questo perché se utilizzate lo shortcut Command più Option più K, andate nel menu Workspace e poi nella sezione Show Page, potete impostare uno shortcut per andare a richiamare e quindi attivare anche le altre pagine che sono presenti su PC, come per esempio la sezione Editor o la sezione Diffusion, ma vi serve una tastiera esterna perché altrimenti non avete modo di poter richiamare questa finestra. In questa maniera attiverete tutte le finestre che si trovano nella versione da PC anche all'interno della versione per iPad. E l'unica nota di tutto ciò è che una volta che chiudete l'applicazione e la riaprite, dovete riattivare le pagine che vi interessano, perché di default vedrete soltanto cut e color. Ho fatto presente a Blackmagic fin dalla prima versione che sarebbe utile avere in memoria ciò che ho impostato nella precedente apertura come workspace di default, ma per ora va sempre riattivato. La vera domanda però che vi potreste fare è: perché dovrei utilizzare un iPad per montare? Beh, vi dico la mia sulla base della mia esperienza in tutti quanti questi ultimi mesi. Il fatto di avere ora DaVinci anche su iPad mi dà la possibilità di essere flessibile e di montare veramente ovunque, in particolare quando sono in viaggio, soprattutto in quei viaggi brevi dove non voglio portare il Mac, anche banalmente solo per una questione di peso, perché ho un 16 pollici che su quei viaggi, zaino in spalla, tutto il giorno addosso, si fa sentire. Esempio più recente: quando sono stata a Barcellona con Eman Loru per il suo video sulla DHD, non avevo portato il Mac, avevo solo l'iPad, e la sera dopo aver finito la giornata di shooting ho utilizzato DaVinci Resolve su iPad per fare una piccola prova di color e riguardare anche un po' le clip. Ma ancora, con il fatto che ormai gli iPad hanno un processore abbastanza performante e che come prodotto usato si trovano a buonissimo prezzo, ecco, potrebbe essere un'idea avere un iPad invece che un Mac per montare. Alla fine la porta USB-C dell'iPad si può utilizzare con un accessorio per andarci a collegare un eventuale monitor esterno se con il monitor dell'iPad siamo troppo stretti, ma può essere utilizzata anche per avere più porte USB-C e diversi ingressi aggiuntivi. E vi lascio in descrizione due accessori che utilizzo, che ho acquistato dopo una ricerca super dedicata. Ovviamente questo mio discorso di sostituzione al Mac ha senso magari per chi lavora soltanto come content creator, non per chi utilizza mille dischi esterni. In più, oltre a
al fatto di poter essere flessibile ovunque, c'è anche un altro plus, che se lo utilizzate in supporto al PC, ecco, potete iniziare un montaggio sul PC e poi aprire quel progetto anche sull'iPad per continuare il montaggio effettivamente sul tablet. E personalmente sto amando tutto ciò ed è una cosa che ho sfruttato veramente moltissime volte. Anche nel caso della versione per iPad abbiamo la versione free, che è identica alla versione free da PC, e quella a pagamento, che in questo caso costa una volta soltanto 115 euro. Ecco, l'unica nota dolente, se così vogliamo dire: se ho già la versione studio sul PC, se voglio la versione per iPad devo comunque acquistarla una volta sola, ma devo acquistarla. Questa è veramente l'unica nota negativa di quest'app, perché per tutto quanto il resto, tanto di cappello a Blackmagic per ciò che ha fatto e ciò che sta continuando a fare quotidianamente lato DaVinci, ma anche lato camere. Ora mi farebbe piacere leggere le vostre impressioni e considerazioni su questa rivoluzione di DaVinci Resolve su iPad, se l'avete provato, se lo proverete, che cosa ne pensate, insomma parliamo nei commenti. Io come sempre vi ricordo di dare un occhio alla descrizione del video e come ultima cosa vi saluto, e se avete trovato utile questo video sicuramente troverete utile anche uno di questi altri due. Io aspetto di là sempre qui su YouTube con me, Dalilu. Ciao!